Buongiorno, la registrazione è avviata. Buongiorno a tutti, segretario, procediamo con l'appello. Buongiorno a tutti, seduta della sesta commissione del Consiglio del Comune di Palermo, numero 1088 del 21 marzo 2022. Procedo con l'appello dei consiglieri. Anello. Presente. Canto. Eccomi presente, ce l'ho fatta, ora vi sento. Buongiorno al 2 Gerarda. Presente, buongiorno. Buongiorno Scarpinato. Buongiorno, presente. Buongiorno Zacco, presente. 5 consiglieri su 5. Ho salvato il numero legale perché era aperta la seduta. Buongiorno a tutti. Ci sono comunicazioni, consiglieri? Sì, io se posso. Prego, consigliere Gerarda. La ringrazio della sua infinita bontà, presidente. Allora, io volevo dare l'annuncio insieme al consigliere Scarpinato, con il quale abbiamo condiviso questa battaglia, che finalmente una martire delle foibe che si chiama Norma Cossetto, una delle tante la cui storia è tra le più tragiche, fa parte delle decine di migliaia di italiani barbaramente massacrati e infoibati da Tito il maresciallo assassino, che purtroppo ancora ha la carica, un'onorificenza importantissima rivestita in Italia, che non gli si può togliere perché è morto, e quindi la legge prevede che ci vuole una specie di contraddittorio per toglierla, e quindi lui è rimasto insignito, nonostante sia dimostrato colpevole dell'omicidio di decine di migliaia di italiani. Dicevo, finalmente anche a Palermo ci sarà una strada intitolata a Norma Cossetto, una studentessa universitaria italiana uccisa e massacrata per la sola colpa di essere italiani e poi infoibata. La strada sarà in zona Guadagna, dicevo, un percorso che ho condiviso con il consigliere Francesco Scarpinato. Anche lui fa parte di una compagine politica che ha sempre portato avanti questa battaglia, che poi divenne anche una legge con il giorno del ricordo, perché per decenni fu colpevolmente ignorata dalla sinistra italiana, perché era colpevole direttamente o indirettamente di questi massacri. Volevo dare l'annuncio oggi in commissione, l'abbiamo dato anche sui giornali. Ovviamente, quando ci sarà la cerimonia di intitolazione di questa strada, poi ve lo faremo sapere. Al momento non ho altro da aggiungere, presidente. Presidente? Mi sentite? Sì. Si è emozionato il presidente, lo capisco. Vabbè. Io approfitto solo per ringraziare il collega Igor Gelarda per lo straordinario lavoro, ma soprattutto mi unisco al suo pensiero rispetto a quello che è stato poco fa. Consigliere Scarpinato, saltata. Peraltro, ma mi sentite? Io ho avuto un problema. Mi sentite? Dottore Palazzolo? Sì, dica. Mi sentite? Quindi eh? Solo per terminare l'intervento, sì, perché ho difficoltà con la linea. Prego, dicevo che Scarpinato, proprio prego. In questo momento questa attività, questo riconoscimento, piuttosto che questa linea di pensiero assume una valenza ancora superiore rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, a testimonianza che bisogna sempre tutelare i deboli e stigmatizzare degli atteggiamenti che vanno in questa maniera ad, come posso dire,
creare queste problematiche a discapito di chi ha un ideale che va avanti in tal senso. Io sento male, chiedo scusa. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Grazie, Presidente. E parli, però il microfono spento. Devo attivare il microfono. Non c'è scarpinato. Buona giornata oggi. Mi sentite? Sì, Ottavio, ti sentiamo, Presidente. C'è scarpinato, ho il microfono disattivato. Vabbè, andiamo avanti. Ci sono altre comunicazioni, consigliere? Non ci sono comunicazioni. Dottore Palazzolo, possiamo libera Sì. No, non ho sentito, Presidente. Siamo alle delibere da affrontare. Ok, l'elenco lo vedete? No, è piccolo. È piccolo? Sì. E non riesco a ingrandirlo, Presidente. Non c'ho, l'ho scaricato, ma non riesco non so come fare. Vabbè, via lettura delle delibere. Allora, io vado dall'ultima delibera, quella che lei dovrebbe firmare il suppletivo, che è quello sulla rigenerazione urbana e delle opere pubbliche, aventi per oggetto approvazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori. Poi c'è verifica della qualità dell'aria da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'articolo 172, decreto legislativo 267, approvazione del prezzo di concessione anno 2021. Poi abbiamo approvazione del bilancio consolidato, poi abbiamo approvazione del rendiconto di gestione 2020 ex articolo 2027 decreto legislativo 267, questo è con motivi di urgenza. Poi abbiamo semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni per attività di somministrazione e integrazione al regolamento per la concessione del suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto. C'era un appunto, fare emendamento, consigliere Anello, approvazione del piano urbano della mobilità sostenibile PUMS della città di Palermo, poi abbiamo adozione della variante generale PRG, quello che avevo letto prima, presa d'atto alla VAS del PRG ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo, quello che avevo letto prima. Regolamento per il servizio pubblico di piazza dei veicoli a trazione animale, poi il regolamento utilizzo delle somme conformi di democrazia partecipata. Avevamo sentito l'allora dirigente Romano, dice Romano, dottoressa dice Romano, modifica e integrazione all'articolo 21 del regolamento del decentramento ed attribuzione alle circoscrizioni di funzione delegate in materia di manutenzione di immobili, richieste di manutenzione e verifiche reddituali degli assegnatari. Queste sono le delibere che abbiamo. Forse riesco, vediamo. Mi sentito, Presidente? Sì. Procediamo quale che abbiamo già affrontato con gli uffici. Io sento male, purtroppo, poi non posso confondere. No, infatti oggi si sente malissimo, non si capisce perché, io non riesco. E l'ultima affrontata è questa delle aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie. Ok, diamo lettura, prego. Sì, un attimo che la vado a prendere. Nota, nota, nota.
parere, proposta. Il sistema oggi è lento, ecco perché ci sono tutte queste interruzioni. Oh, non capisco, non si apre. Oh, ok. Un attimino che la condivido. Questo si riesce a... Vedete? Presidente? Procediamo. Ok. Io sto ascoltando, eh. Allora. Oggetto della delibera è verifica delle quantità, della quantità di aria da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo numero 267 del 2000, approvazione del prezzo di cessione delle suddette aree. Premesso che la verifica delle della quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenza, ad attività produttiva e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie va effettuato ad oggi con riferimento alle zone del PRG vigenti individuate ai sensi della legge 167 del 62 numero 865 1981, numero 457 1978, ovvero sulle aree PIP, infatti l'articolo 172 del decreto legge numero 267 del 2000, per quel che qui interessa, così testualmente dispone. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i documenti verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, numero 167, 22 ottobre 1971, numero 865, e 5 agosto 1978, del numero 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione, i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. In attuazione del suddetto disposto, si è pertanto effettuata la verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, numero 167, 22 ottobre 71, numero 865, 5 agosto 1978, numero 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie alla luce dei piani PEP, PEEP e PIP, legge 167 del 62 e legge 867 del 71, in atto operanti sul territorio, non essendo riscontrabili fabbricati che si trovano nella medesima fattispecie o piani di recupero, legge 457 del 78. Considerato che con riferimento ai PEP le validità dei suddetti piani redatti ai sensi della legge 167-1962 e 865-71 è da tempo scaduta ed in ogni caso le aree a tal luogo individuate sono esaurite,
nel piano regolatore generale vigente approvato con DARTA numero 124 del 13 marzo 2002 e successivo decreto 558 del 29/7/2002 non sono state individuate aree destinate a tale finalità. La suddetta verifica pertanto ha accertato che non sono aree libere da costruzioni da assegnare in diritto di superficie né tantomeno in diritto di proprietà. Stessa condizione risulta per i PIP. Risultato che si rende tuttavia opportuno fissare il prezzo di cessione delle aree PEP in quanto tale valore è necessario per il calcolo del corrispettivo per la frantrazione dei vincoli aggiuntivi relativi al prezzo di massima cessione e di canone di affitto ai sensi della legge regionale 21 del 2020 e dell'articolo 31, commi 48 e 49 bis della legge 448 del 98, come modificato dall'articolo 25 undecies del decreto legge 23 ottobre 2018 numero 119 convertito con legge di 17 dicembre 2018 numero 136 e dal decreto ministeriale numero 151 del 28 settembre 2020 nei casi in cui non siano trascorsi 25 anni dalla data della stipula della convenzione ex articolo 35 della legge 867 del 71. Atteso che a partire dal 2011 con deliberazione numero 256 del 6 luglio 2011 il Consiglio Comunale ha fissato il valore di mercato dell'area in base alla stima effettuata dalla Commissione di Valutazione presso il settore risorse immobiliari con delibera di Consiglio numero 667 del 22/12/2020 validi per il biennio 2020-2021 sono stati fissati i sottoriportati valori di mercato per le aree interessate da PEP e da PIP. E allora abbiamo PEP 1, leggo le località e forse ce ne usciamo, Bandita, Metri Quadri 280, Sperone 287, euro al metro quadro queste. Oreto 618, Oreto Brancaccio 280, Bonagia 290, Passo di Rigono 290, Medaglie d'Oro 280, Corso Calatafimi 387, Passo di Rigono 1 309, località Ficcheria 483, Zenne 2 255, località Resuttana 525, Brancaccio 280, Bonagia 290, questi due ultimi sono PIP, le altre sono tutti PEP. Con nota protocollo numero 140.054 del 22 febbraio 2022 è stato chiesto alla Commissione Tecnica di Valutazione operante presso il settore risorse immobiliari di aggiornare il valore di mercato delle aree sopradette già delineato deliberato allegato 1. Mi sentite giusto? Perché leggo e non vedo nessuno, quindi sì. Mi viene il dubbio. Il settore risorse immobiliari ha riscontrato la richiesta con nota protocollo numero 158.750 del 1 marzo 2022, allegato 2, ritenendo congrui i valori già approvati per 2020 anche per il biennio 2021-2022, in considerazione che i valori delle aree non hanno subito variazioni meritevoli di attenzione. Pertanto i valori dei prezzi di cessione per il biennio 2021-2022 sono i seguenti. Bandita 200, Bandita euro al metro quadro 278,
Sperone 284, Loreto 613, Brancaccio 278, Bonagia 287, Passo del Rigano 2 287, Medaglia d'Oro 278, Calatafimi 384, Passo del Rigano 1 306, Siccheria 479, Zen 2 253, Località Resuttana 512, Brancaccio 278 e Bonagia 287. Ritenuto che allo stato la verifica della qualità, della quantità e qualità delle aree a destinarsi a residenza, ad attività produttive terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie in seguito alla ricognizione sopra effettuata è negativa, in quanto non vi sono aree da assegnare, ai fini della valutazione del corrispettivo per l'affrancazione dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 448 del 98, commi da 48 a 49 bis, è opportuno fissare il prezzo di cessione per il biennio 2021-2022 delle aree come segue. Sono le stesse di sopra, con le stesse cifre di sopra, ok? Quindi non le rileggo. Ok, i valori sopra detti trascorso il biennio possono essere riconfermati, ma si dovrà tenere conto dell'adeguamento Istat, visti l'articolo 172 del decreto legislativo 267 del 2000, il PRG vigente approvato con DARTA numero 124 del 13/3/2022, successivo decreto numero 558 del 29 luglio 2022, la legge regionale 21 del 2020, la legge 448 del 98 e successive modifiche e integrazioni, propone per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati, allo stato la verifica delle quantità e qualità delle aree da destinarsi a residenze ed attività produttive terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie in seguito alla ricognizione sopra effettuata è negativa, in quanto non vi sono aree da assegnare. Ai fini della valutazione del corrispettivo per l'affrancazione dei vincoli di cui all'articolo 31, legge 448 del 98, commi da 48 a 49 bis, fissare il prezzo di cessione delle aree per il biennio 2021-2022. Rileggo: Bandita 278, Sperone 284, Oreto 613, Brancaccio, anzi Oreto Brancaccio 278, Bonagia 287, Passo di Rigano 2 287, Medagliatore 278, Corso Latafimi 384, Passo di Rigano 1 306, Siccheria 479, Zen 2 253, Resuttana 521, Brancaccio 278 e Bonagia 287. I valori soprattutto trascorso il biennio possono essere riconfermati, ma si dovrà tenere conto dell'adeguamento Istat. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. Ok, dirigente responsabile, Urmaneri, assessore Giusto Catania. Vediamo se ci sono allegati. Risorse immobiliare, c'è una relazione tecnica che riporta i dati che abbiamo letto prima. La relazione delle risorse immobiliari, l'ufficio valutazione degli immobili. Allora, poi abbiamo anche qua, questa è area alla PMI, quindi il dottore Manere conferma quei dati, ragioneria generale, leggiamo il parere della ragioneria generale. E tutti i pareri.
Sì. Allora, perviene fine dell'acquisizione del parere di regolarità contabile la proposta di deliberazione del protocollo 190 del 4/3/2022 all'oggetto verifica delle quantità di aree da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo numero 267 del 2000, approvazione del prezzo di cessione anno 2021, fine dell'espressione del prescritto parere sulla proposta di deliberazione, esaminando se esprime parere di regolarità contabile non dovuto. Poi, vediamo se ci sono altri allegati, ci sono degli allegati, però credo che siano quelli che abbiamo detto. Sì. Niente, non c'è altro, Presidente. Grazie. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, procediamo con la votazione per appello nominale. Prego. Allora, procediamo per esprimere il parere sulla delibera avente per oggetto verifica delle quantità di aree da destinarsi alla residenza e alle attività produttive e terziarie ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo numero 267 del 2000, approvazione del prezzo di cessione anno 2021, protocollo 190 del 2022. Anello? Astenuto. Astenuto. Canto? Astenuto. Astenuto. Gelarda? Astenuto. Astenuto. Scarpinato? Astenuto. Astenuto. Zacco? Contrario. Non favorevole. Allora, la proposta, la Commissione ha espresso parere non favorevole con la seguente votazione. Anello astenuto, Canto astenuto, Gelarda astenuto, Scarpinato astenuto, Zacco non favorevole. Presidente, io Presidente. Grazie. Procediamo con la lettura del verbale. Sì, collega Amato può procedere, per favore. Certo. Verbale numero 1088 del 21 marzo 2022. Il segretario alle ore 9, constatata l'assenza di tutti i consiglieri, rinvia la seduta in seconda convocazione. Presidente Zacca alle ore 10 e 16 minuti apre la seduta in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Anello, Canto, Gelardo e Scarpinato. La seduta è svolta in remoto per la indisponibilità della sede istituzionale per caso Covid-19 ed è video registrata e la stessa sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale. Argomenti da trattare, comunicazioni, programmazione incontri, varie ed eventuali, letture ed approvazione del verbale della seduta odierna. Il presidente Zacco chiede ai consiglieri se ci sono comunicazioni. Consigliere Gelardo annuncia insieme al consigliere Scarpinato che ci sarà una strada intitolata a Norma Corsetto, uccisa barbaramente, torturata e gettata poi in una foiba. Il consigliere Scarpinato si unisce a quanto detto al consigliere Gelarda, precisa che questo riconoscimento assume una valenza ancora superiore rispetto a quanto sta succedendo nel mondo, a testimonianza che occorre tutelare i deboli e stigmatizzare alcuni atteggiamenti a discapito di chi ha un ideale. Presidente Zacco chiede al segretario quali sono le delibere da affrontare. Il segretario elenca le delibere. Presidente Zacco chiede di procedere con la lettura della delibera avente per oggetto verifica delle quantità di aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo numero 267 2000, approvazione del prezzo di cessione
anno 2021. Il segretario procede con la lettura della delibera, il presidente chiede di dare parere alla delibera. Si procede per appello nominale, sono presenti i consiglieri Zacconello, Canto, Gelardo e Scarpinato. La commissione ha espresso parere non favorevole con la seguente votazione: presidente Zacco contrario, vicepresidente Anello astenuto, consigliere Canto astenuto, consigliere Gelardo astenuto, consigliere Scarpinato astenuto. Il presidente Zacco, non essendoci altri interventi, chiede al segretario di procedere con la lettura del verbale della seduta odierna. Si procede con la lettura e l'approvazione per appello nominale. A voi per l'approvazione. Grazie, procediamo con l'approvazione per l'appello nominale, prego. Sì, procediamo per l'approvazione del verbale della seduta odierna. Anello favorevole. Canto, grazie. Canto favorevole. Favorevole, grazie. Gelarda favorevole. Grazie. Scarpinato favorevole. Grazie. Zacco favorevole. Che il verbale è approvato all'unanimità. Sono le ore 10:55, la seduta è chiusa, buongiorno a tutti e buon lavoro. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.